È illegittimo il diniego ad una istanza di emersione dal lavoro irregolare che si basa sul fatto che risulta essere stata presentata un'altra istanza a favore della stessa lavoratrice, ma da parte di un altro datore di lavoro. Infatti, la legge prevede espressamente i casi di inammissibilità delle domande e l'inammissibilità non è prevista per il caso di cui si parla in questa fattispecie. Perciò l'amministrazione non può liquidare la faccenda archiviando entrambe le domande, semmai deve approfondire le proprie indagini verificando il motivo di tale anomalia, due domande di due diversi datori di lavoro con una stessa lavoratrice. Tale approfondimento è necessario per impedire che se qualcosa di illecito è stato commesso da altre persone, le conseguenze ricadano sulla lavoratrice straniera, che si vedrebbe negare la possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa, e sulla vera datrice di lavoro incolpevole, che si vedrebbe esclusa la possibilità di ottenere il beneficio dell'estinzione degli illeciti lavorativi commessi per aver utilizzato le prestazioni di una lavoratrice irregolare.